Se trovate modifiche, anzi ora vi chiedo di parlare su, su questa sulla proposta di mozione. Allora, eccoci alla ripresa dei lavori dell'Assemblea dell'Associazione Radicale Antiprevisionisti. Scusate, ma non posso rispondere adesso. Fortunatamente non c'è l'audio, Gabriele, mi dà la mano te. È Roberto che vuole registrare, ma non e mi chiama naturalmente, no? Perché... Va bene. Allora, io c'è qualcuno che vuole intervenire? Ci sono altri interventi? No, in generale dico, il dibattito generale si può considerare acquisito? Chiuso, no, solo tu, va bene. Allora, io ho preparato una diciamo, bozza di documento finale che ho distribuito ora da pochi minuti e ho chiesto a tutti di leggersela e di segnalarmi se vogliono intervenire e proporre delle modifiche. Allora, io la leggo tanto in corta. L'Assemblea dell'Associazione Radicale Antiprevisionisti, riunita in via di Torre Argentina 76 Roma, accetta le dimissioni della segretaria e la ringrazia per l'impegno profuso. Preso atto della necessità di rafforzare le iniziative di conoscenza dell'alternativa antiprevisionista al fine di una loro concreta affermazione a partire dall'Italia, la incarica, come ultimo atto, nell'intento di non disperdere e di valorizzare il patrimonio acquisito in questi anni di iniziativa, anche alla luce delle disponibilità di impegno personale emerse nel corso dell'Assemblea, di proseguire e sviluppare la presenza in rete dell'antiprevisionismo radicale, coordinandosi con il gruppo di lavoro sull'antiprevisionismo di Radicali Italiani. Roma, 11 giugno 2011. Bene. Qualcuno vuole intervenire su modifiche da apportare, da proporre? Allora, Marco Pelelli, vieni. Ho preparato un altro. Allora, le modifiche, sempre, naturalmente, siccome il foglio è arrivato poco fa, non è stato possibile predisporne un altro più articolato, però sostanzialmente, ritenendo che le eventuali dimissioni di Claudia Sterci sarebbero un fatto estremamente nocivo per l'esistenza di questa associazione, o anche per associazioni che portino avanti tematiche analoghe ma che non sono esattamente la stessa cosa, in realtà si rischierebbe di disperdere un patrimonio acquisito che andrebbe dissipato. Allora l'ho leggermente modificata questa nozione, o comunque la si voglia chiamare. Quindi l'assemblea... Il documento conclusivo. L'ho modificato leggermente in questo modo. L'assemblea dell'Associazione Radicale Antiproibizionisti riunita in via di Torre Argentina, eccetera, non accetta le dimissioni della segretaria. E la ringrazia per l'impegno profuso. Prende atto della necessità di rafforzare le iniziative di conoscenza dell'alternativa antiproibizionista al fine di una loro concreta affermazione a partire dall'età. Prende poi, viene ignorato il terzo punto e si continua in questo modo. Prende altresì atto che la creazione del sito specifico, ora possibile alla luce della disponibilità di, e qui segue il nome di quella persona. Ah, poi devono avere responsabilità diretta a Marco. Che si è assunto questo impegno, questa disponibilità, concreta un passo ulteriore e positivo sulla via di un rafforzamento associativo. Incarica, ultimo punto, incarica la segretaria di costituire un gruppo operativo finalizzato al rilancio dell'ALA entro un ragionevole arco temporale. Grazie Marco. Punto. Questa più che una modifica, questa è una richiesta rivolta a me, perché alla fine se accetto o no le dimissioni, cioè se io non sta a voi accettarle o no, perché l'ho posta in maniera, io ti ringrazio tantissimo, perché vedo proprio anche non solo nei miei confronti ma anche nei confronti dell'ALA
capisco questa volontà di mantenere in vita e ti ringrazio veramente tanto. Però sono profondamente convinto, e se no non mi sarei presentato dimissionario, che sono molto più utile alla battaglia antiproibizionista radicale così che non come è stato finora. E penso che sia il momento di cambiare anche il mio tipo di impegno, e penso di poter essere dove poi, come sono stata utile, spero per 3 anni, ancora di più in un'altra forma e con altre modalità. E quindi io te la respingo, ma non perché non voglio metterla in votazione, ma perché presuppone una mia volontà di continuare che invece non c'è. E non essendoci, sono irrevocabili, sono irrevocabili. Non è che adesso mi metto a piangere e dico sì, essa vive. No, essa non vive, a volte le cose non vivono ma si trasformano in altro. Grazie. Rodolfo Viviani. Mi chiedo scusa, sono anche un po' stanco, però voglio intervenire perché credo che nell'ultima parte di questa mozione in realtà cioè non riesco a trovare un senso preciso a tutto questo, perché praticamente incarichiamo la segretaria dimissionaria di proseguire e sviluppare la presenza in rete dell'antiproibizionismo radicale. Cioè Claudia si dimette dall'ARA, dalla carica di segretaria, ovviamente, certo. E noi la incarichiamo di continuare la presenza in rete dell'antiproibizionismo dell'antiproibizionismo radicale. Non materialmente. Ma questo materialmente che significa? Materialmente, come me la posso immaginare questa cosa? Cioè, noi incarichiamo Claudia di potenziare la comunicazione antiproibizionista in rete. E che fine fa l'associazione? Cioè, non è specificato nessun ulteriore termine, cioè come dire che vabbè Claudio, ciao, è finito tutto, tu vatti a fare un po' di pubblicità della neuroimpressione su internet, cioè questo va bene fine qua, però devi avere anche dare mandato, cioè questa è l'assemblea che deve dare mandato comunque a un organismo di riconvocare la cosa magari per scioglierla, oppure insomma vedrei un'aggiunta, una scadenza ragionevole di cui parlava anche Marco, cioè, entro il quale poi magari si valutano i risultati, si convoca una nuova assemblea diciamo che può essere costituente o di scioglimento, cioè comunque sono emerse da questo congresso, da questa assemblea, delle disponibilità e una voglia, io vedo anche dalla qualità degli interventi che ci sono stati da parte di altre associazioni, eccetera. Certo. Ci siamo resi conto, magari adesso, oggi pomeriggio, ci rendiamo conto di essere più forti e più fiduciosi di quanto eravamo stamattina quando abbiamo iniziato. Certo, quindi finire con dire, vabbè, diamo mandato a Claudio di potenziare la cosa internet, però, e poi che succede? Dopo non sta scritto da nessuna parte. Claudia c'ha solo il mandato di potenziare la comunicazione internet, magari essendo, non essendo più segretario non potrà nemmeno convocare nessun'altra assemblea. Cioè, mi pongo queste perplessità. Penserei qualcosa, però non. Cioè, vorrei almeno un minuto per magari formalizzare questa cosa. Era una perplessità che volevo. Sì, ha chiesto di parlare anche Marco Marchese, rispondo un attimo a Rodolfo così ci anche io. Perché anche qui è non è tanto una proposta di modifica, ma è anche in questo caso una domanda rivolta a me, alla quale io ti rispondo. E ti rispondo che prima cosa io insieme alle mie dimissioni irrevocabili le ho anche messe a corrente, per chi non l'avesse saputo, ma tutti avete avuto sempre, non ho mai nascosto nulla, per cui è stato tutto molto chiaro alla luce del sole, che l'associazione in realtà non esiste letteralmente. Cioè, da un punto di vista formale, visto che siamo in casa radicale e che giustamente noi sempre facciamo anche questo tipo di analisi, da un punto di vista, io vi ho detto fin dall'inizio, senza che assolutamente lo volessi, però poi uno può crederci, non crederci, uno può dirmi, farmi intentarmi un procedimento presso la corte dell'AIA perché ho governato senza nessuna regola, è vero. Cioè, la verità obiettivamente non esiste, per cui questo gruppo o questo lavoro su internet è una cosa anche... Se poi il potenziamento sulla rete è così forte nel generare degli incontri, delle aggregazioni e delle azioni, a un certo punto è benvenuto. Però che altro, io l'ho concordato con Mario, questo documento finale, l'abbiamo parlato insieme, l'abbiamo concordato insieme.
che altro si doveva mettere? Se metti presentare una relazione, anche abbiamo immaginato, no? Però sembrava quasi il compitino cognitivo, no? Deve presentare relazione a poi non sa chi esattamente. E poi l'abbiamo, se no quale altro tipo, ecco ti chiedo, fammi una proposta, quale altro tipo di frase aggiungeresti per... No, io guarda il lato dell'iscritto. Aspetta, non puoi parlare fuori il microfono, Rodolfo, scusa, Rodolfo, non puoi parlare fuori il microfono, no. Un altro minuto e poi se anche ci sono anche gli altri, sì, vieni. Guarda, soltanto sto cercando se di mi fa una frase di modifica, sto cercando di dare un contributo. Hai ragione. Dico, vista dal lato dell'iscritto, che c'è comunque una tessera in corso di validità 2011, eccetera, dare mandato a una persona che non è più il segretario dell'ARA, che quindi non ha più un segretario, ma una persona che ha mandato di potenziare la comunicazione di questo iscritto, che ha un'associazione che giustamente non esiste, il problema è abbastanza complesso. Sì, però noi lo condividiamo questo io problema. Io a questo punto posso anche accettare questa, diciamo, genericità, con la speranza e l'augurio, diciamo, e la forza di vederci, come dici tu, se maturano le condizioni per rivedersi, sarà bello rivedersi. Questo ho capito che ci stiamo dicendo. Grazie, Rodolfo. Ora vediamo se magari le tue considerazioni si traducono in una riga scritta o magari se con l'intervento di Marco, come lui dice, il problema viene risolto. Marco Marchese. Allora, io risolverei il problema semplicemente con un emendamento in aggiunta a questo documento qua, perché vabbè, siamo tutti quanti grandi, vaccinati, sappiamo come vanno queste cose, per cui insistere, fare la, come si dice, la mozione degli affetti, no Claudia, non ti devi mettere la lacrima, queste cose qua proprio, cioè, non è il caso. La situazione l'abbiamo analizzata fin dal dettaglio, anche capisco benissimo le ragioni di Rodolfo, perché secondo me sono fondate. Io aggiungerei la incarica come ultimi atti, tutto quello che c'è scritto, e poi dopo ci aggiungerei di verificare la possibilità nel termine di 6 mesi o di 1 anno di arrivare ad un'assemblea costituente che approvi lo statuto e faccia la rinnovazione degli organi. Io questo incarico aggiungerei semplicemente questa... Io ti posso rispondere. Anche qui ti rispondo nel senso che io questo incarico non me la sento di prenderlo, per cui puoi scriverlo, possiamo votarlo, però se anche voi votate che me lo devo prendere, se non me la sento di prendermi non me lo prendo, cioè voglio dire, alla fine io 6 mesi, un anno, ma non io, questo sviluppo in rete è abbastanza forte, quando vuole la riconvoca, voglio dire, sta alle persone che ci lavorano. Se effettivamente poi avremo la possibilità di potenziare in rete il protezionismo radicale, questo vuol dire che porta una serie di coordinamenti e di contatti con altre realtà, dal quale poi certo che scaturisce una strutturazione prima o poi. E poi quello che ho chiesto anche fino all'inizio, una strutturazione che non riguarda solo l'ARA, ma riguarda un po' tutto quello che è l'antiprotezionismo radicale, che è frammentato in diverse realtà, perché questo si può dire senza nessun intento polemico, perché è la luce del sole, quindi è una cosa... Allora, in questa ottica... Non la vedo come una cosa che fin da ora ci impegniamo per fare 6 mesi, 1 anno, e poi magari non lo facciamo, è pure brutto, voglio dire, no. Io non me la sento di dire sì, io entro 1 anno di convoco, non lo so, può darsi di sì, come può darsi, io non me la sento di prenderlo come impegno scritto, perché è una responsabilità comunque politica, io di prendermi una responsabilità politica senza averne né la forza nemmeno, ti do la convinzione, perché non lo so se io voglio riconvocare l'ARA. Magari possiamo riconvocare una cosa del tutto nuova che comprende l'ARA, che comprende tanti altri gruppi e realtà esistenti in tutto il mondo radicale, sia transnazionale che italiano. Però io non... Aspetta che c'è un'altra... No. Luisa Simeone. Allora, ho preso degli appunti. Mi sembra che questo congresso avesse nella sua convocazione due punti di pressione, cioè due decisioni da prendere.
Il primo era se continuare, cioè se questa associazione deve stare in vita, e il secondo punto era come. Ora, io sul primo punto ho la modesta opinione che sì, le ragioni di essere dell'ARA restano in piedi del tutto, che il fronte di lotta per la legalizzazione delle droghe, la depenalizzazione della mutilazione domestica, tutto quello che ci siamo detti, debba essere permanente. Questo vuol dire che deve un po' prescindere dalle vicende della di Radicali Italiani, del Partito Radicale, e dalla mozione congressuale di Radicali Italiani che a corrente alternata può mettere o no questo punto in agenda. Quest'anno è nella mozione generale, l'anno prossimo dovrebbe non esserci. Ecco, se questa assemblea decide che invece il fronte di lotta deve essere permanente, questo è un motivo sufficiente a che l'ARA resti in piedi. Allora però c'è il problema che nessuno si è proposto, c'è il problema del come, c'è il problema, cioè, nessuno del ha detto io mi propongo come nuovo segretario e accetto, certo, accetto le responsabilità, e quindi qui, e su come, su forse il, allora posto che secondo me anche il primo punto deve essere messo ai voti, cioè quanti degli iscritti oggi presenti sono d'accordo a che l'ARA continui la sua attività, e quindi io propongo che si faccia una votazione su questo punto. La seconda cosa, era il secondo punto, era il come proseguire. Il come proseguire è un tema delicato, nel senso che le dimissioni di Claudia sono irrevocabili, sì, pare, da questa posizione. Ok, quindi tolta totalmente. C'è da dire che le attività, il network di contatti, anche molte iscrizioni sono strettamente connesse alla persona di Claudia. E questo gliene dobbiamo rendere in qualche modo atto. Sì, però anche Claudio è disponibile a cedere a qualunque, esatto, nuovo segretario che voglia prendersi la responsabilità e tenerla in piedi come adesso, nonostante quello sconsigli vivamente, perché secondo me, ne ho fatto un'analisi stamani, così come è, non è abbastanza incisiva e non ha un rapporto costi-benefici politici proprio effettivo. Cioè io penso che mi prendo i voti e poi se si decide che si tiene, che resta viva e che nessuno si offre come segretario, che facciamo? Che cosa diciamo? Diciamo io ci avrei almeno due vie d'uscita. Allora, si può decidere che si continua sulla strada finora usata, cioè quella di sostanzialmente segretario nominato, e quindi si produce un'altra nomina temporanea, oppure da questa assemblea viene fuori una sorta di comitato temporaneo con l'incarico. Comitato temporaneo? Esatto, sì. Una costituente, perché insomma anche la nostra Repubblica è nata così, dal nulla, non c'erano istituzioni prima della Repubblica. La sala della palla a corte. Si vota una costituente con un incarico, con un incarico a termine e col compito. Io posso integrare quello che hai detto. Aspetta, facciamo una finire però prima. Col compito di redigere uno statuto, di definire una nuova data di riconvocazione dell'assemblea, di definire i ruoli e le responsabilità della dirigenza, degli organi dirigenti, che propongo nella modalità classica di presidente, segretario, tesoriere, e anche alla luce del dibattito che mi auguro prosegua, e basta. Poi nella prossima sede verrà votato lo statuto, verranno eletti nuovi organi, e insomma io credo che questo modello democratico possa servire anche come diciamo leva per le altre associazioni tematiche della galassia, perché il rischio per tutte le associazioni tematiche è che o vengono in qualche modo assorbite da Radicali Italiani, però a quel punto diventano soggette alla linea politica, all'indirizzo politico, e poi ricordo che i gruppi di lavoro di Radicali Italiani vengono nominati dal segretario, quindi non hanno un'autonomia, senza nulla togliere, il segretario ci può dire bene, ci può dire male, ci può piacere, ci può non piacere, ma sono sempre gruppi nominati senza una democrazia interna, aperti, sono un ottimo esperimento, secondo me, faccio parte del gruppo Carceri e ne rendo merito a Irene Testa, il gruppo funziona, però vogliamo che questa cosa resti vincolata a Radicali Italiani, oppure vogliamo che sopravviva anche perché il grande merito che ha avuto la segreteria di Claudia, l'area in generale, è stato quello di accogliere di
collegare realtà anche non radicali anti sull'antiproibizionismo. E quindi secondo me questo è il momento in cui, anche se siamo pochissimi, probabilmente non passerà alla storia, però abbiamo in mano in qualche modo una svolta possibile, cioè di democrazia interna, che vuole essere anche un segnale verso la galassia. Cioè, proviamo a fare funzionare democraticamente questa associazione. Questa è la mia proposta. Posso raccontarmi? Un secondo soltanto, sì, poi vi do la parola a Marco Benelli, però devo dire a Luisa che siccome questa non è una richiesta a me, ma è una mozione alternativa, un documento alternativo riuscito da questa assemblea, se te ce la fai in tempi molto brevi a fare 4-5 righe, mettiamo in votazione questa, l'altra, e se ce ne sono altre, e votiamo democraticamente a maggioranza degli iscritti. Allora, adesso interviene Marco Benelli, ce la fai a scriverla? Sì, se l'hai già scritta. Sì, l'ho già scritta perché mentre parlavi magari... io pensavo, siccome pensavo le stesse cose, allora no. Quando ebbe scritta? Sì, beh, certo, naturalmente. Vabbè, io di quello che riesco a spendere. Se puoi... Sì, beh, certo. Allora, se Claudia appunto sì, non accetta di restare... Se queste sono veramente decisioni irrevocabili, e siccome, come ha detto anche Luisa, effettivamente un gruppo di lavoro non è lo stesso che un'associazione, un gruppo di lavoro è un qualcosa che ha scarsa autonomia decisionale, nessuna autonomia decisionale. Allora l'unica soluzione possibile è fare appunto quello che, parola più, parola meno, ha detto poc'anzi Luisa. Quindi io, ricollegandomi sempre al testo base, ho aggiunto un altro articolo in cui si dice che l'Assemblea decide di costituire un gruppo operativo. Questo può essere eventualmente sostituito, le due parole gruppo operativo possono anche essere sostituite da una parola, cioè decide di nominare, decide di eleggere un nuovo segretario oppure una nuova segretaria che potrebbe essere appunto Luisa. Decide di costituire un gruppo operativo oppure decide di eleggere una nuova segretaria nella persona di Puntini, che porti avanti le battaglie dell'ARA per almeno 12 mesi, al termine del quale periodo l'assemblea stessa degli iscritti valuterà il da farsi. Con questa formulazione noi non assumiamo nessun tipo di decisione definitiva e vincolante, lasciamo aperte tutte le porte, poi nell'arco di 12 mesi si vedrà quello che succede. Se succederà qualcosa di sensato, e soprattutto se la macchina si rimetterà in moto a pieno regime, a quel punto, dopo 12 mesi, non succederà niente di eclatante, ci sarà una normale assemblea durante la quale la persona o il gruppo preposto si presenteranno ed illustreranno le loro posizioni. In questo modo si eviterebbe una scelta traumatica, di cui poi magari ci si potrebbe anche pentire. Sarebbe un modo per andare avanti, nello stesso tempo porsi dei problemi che potranno essere analizzati, sviscerati e anche risolti poi via via passando il tempo. E poi comunque sia, se tra 12 mesi si arriverà alla conclusione che non esistono i presupposti per andare avanti, a chiudere si fa sempre il tempo, non è un grande problema, basta convocare un'assemblea che metta all'ordine del giorno lo scioglimento dell'associazione e la questione viene risolta in quel modo. Però quello potrebbe essere l'ultimo atto, non è detto che si debba arrivare necessariamente a quell'ultimo atto. Quindi mi sembra di aver detto sostanzialmente le stesse cose che ha detto
la sostanzialmente ragazza prima. Sì, se no che hai messo la possibilità che invece ci sia una candidatura, sì, segretaria, che poi lei non ha espresso. Sì. Io per levare questo dubbio, appena ritorno a Luisa, perché lui è di là che sta scrivendo, le chiedo formalmente di candidarsi. Certo. E lei mi risponde, cioè lei mi risponderà secondo quello che vuole rispondere. Sì. Penso che si sarebbe candidata, però volentieri, così leviamo di mezzo, o se qualcun altro vuole, cioè io non vedo nessuno intenzionato che sta lì zitto pensando, sperando di diventarlo, non ho il coraggio di dirlo. Non penso proprio. Certo, così cioè, intanto si deve fare. Sì, siamo pochissimi, dobbiamo darci una. L'odore che vi viene. Dicevo, secondo me un'associazione che ha quasi quanti sono? 80 iscritti. 70. Insomma, non possiamo decidere adesso in 6, 7, 8, perché siamo rimasti nelle sorti dell'associazione. Quindi per questo io non me la sentirei adesso di leggere organi o di nominare un comitato, perché altrimenti ci dovremmo stare. Oh. Io, Claudio Stelzi, Marco, Luigi e quelli che siamo rimasti. E quindi, però, diciamo, secondo me la proposta di Marco Marchese è che insomma, diciamo, l'esigenza che è emersa un po' da tutti gli interventi è quella di darci comunque la possibilità di verificare un prossimo appuntamento. E la proposta di Marco ti dava tutte le opzioni, perché diceva di verificare la possibilità. C'è una formula del tutto, insomma, certo. Forse non accontenta Marco, perché in realtà diciamo non pone nessuna condizione formale di nuova assemblea, eccetera, eccetera, ti dà soltanto il mandato di verificare la possibilità entro il termine di X mesi di convocare un'assemblea costituente. Cioè, tu c'hai il mandato di verificare, quindi se tu verifichi che non ci sono le condizioni, non la convochi. E poi chiunque penso che sarà in grado a quel punto di farsi un'associazione che si chiama ARA, mica proprietaria di niente. Perché, insomma, però non lo so, diciamo, queste, io a cui voglio fare una sintesi che ho preso degli appunti, quindi vedo fondamentalmente due opzioni in campo, quella di nominare delle persone che però non vedo nemmeno presenti magari, no, insomma, ma tra le forze che più abbiamo, oppure lasciare comunque aperto una piccola finestra dando mandato, essere più favorevole a questa opzione, oppure addirittura lasciarla così com'è, insomma, quindi sono tre le opzioni in campo. Sì, rispetto al fatto che siamo in pochi, poi alla fine è sempre andata così, anche questo non certo per volontà mia, ma perché poi siamo sempre stati, io te l'ho detto, spesso ho avuto più persone non iscritte che iscritti poi alla fine ai congressi, e alla fine poi dopo 5-6 ore di dibattito sull'antiprovisionismo è comunque un argomento anche piuttosto complicato, che a tutti poi ci sollecita mentalmente, si arriva sempre all'ultimo che siamo in realtà 7-8, e d'altra parte voglio dire chi non c'è, poteva esserci perché si è fatta una convocazione nei tempi utili, regolare, quindi questo diventa un argomento un po', cioè si può tranquillamente votare o non votare secondo me. Per cui io metterei volentieri, se Luisa ha finito, prima le chiedo se accetta una candidatura a segretaria, e dopodiché mettiamo in votazione la sua proposta e questa che vi ho fatto io. Votiamo. Luisa, vieni. Ha detto sì. Con l'emendamento di Marchese. Allora, l'emendamento di Marchese è esattamente come una riga che dice... La incarica, la prima riga, e poi la seconda riga è di verificare la possibilità entro il termine di specificato quanti mesi di convocare un'assemblea costituente. Di che? Dell'associazione. Cioè di lasciare comunque la possibilità di rivendicare un minimo di continuità. Cioè in fondo noi non abbiamo sciolto l'associazione. Potreste venire a fare questo dibattito se lo volete, se lo vogliamo finire, io posso dare un altro, non so, 2 minuti di intervento. Io Luisa ti volevo candidare a segretaria e ti volevo chiedere se accetti, perché è stato sollevato il dubbio che tu forse volevi candidare, ma io ho detto secondo me si candidava lei se voleva o no. No, respinta. Cioè, hai stampato l'altra mozione? No, volevo, non so, poi ma l'avrei sentita quella che ho letto prima? Perché forse diceva la stessa cosa. Sì, per questo, se poi ci danno 2 minuti. Vabbè, sì, possiamo anche sospendere i lavori per 10 minuti? 15? Quanti ne volete? 10.
10 minuti e riprendiamo. Grazie. Scusate. Quanti richiediamo la tessera? Quanti dobbiamo votare? Noi magari vogliamo 4. Oh, mo passo col piatto. Ragazzi, faccio un saluto. Vabbè, quindi già tengo la maggioranza assoluta, allora anche la scrivete. Già si può mantenere. Aspetta, aspetta. La maggioranza assoluta. Votiamo che facciamo la conta, incastriamo il segretario. Ciao Gianni. No, due settimane. Ciao ragazzi. Ciao. Eventualmente, non so, bisognerà anche questo, bisogna votare su una lettura, ma lì che è questo più da chiamare, però non ci sta questa parte. Di verificare la l'emendamento lo scritto sotto testatura, di verificare la possibilità, lo faccio io, l'ho fatto io, di verificare la possibilità in termini di quanti mesi, 6 mesi, no 12 mesi, 12 mesi, o anche no, io perché la responsabilità non la prendo, io l'ho detto perché io la responsabilità che ti dico sì, sono certa, che ti dico semplicemente dalle porte. No, Claudia, ma verificare la possibilità, tu magari verifichi la possibilità e lasci la tua eredità morale, spirituale a... esatto, che dice ecco, ho verificato la possibilità di ma almeno c'è una continuità, hai capito, di storia appunto sai che ti sei formale, se tutti vuoi farlo e quel punto quello è convenzione accorta che mi sta a cuore poi il tempo convenzione accorta fare la segretaria dell'area Gabriele Luigi, come fai tu che dai? No, io propongo Gabriele, che però non ha bisogno di Gabriele, come fai tu che dai? Ammazzare le vere maledizioniste. Come fai tu che dai? Non posso proprio. Cioè, non è che fai un silenzio. Ma scusa, ma sono fantastici, lo scrivono una mozione nella quale si incarica un gruppo di lavoro. Lui vorrebbe, io vorrei, però per esempio non posso, c'è un impegno che è una cosa seria. Ma non è che stai chiedendo alle minacce... degli enti inutili e l'abolizione delle associazioni inutili, questa sera stai semplicemente dicendo che e che tu, e io ti voglio aggiungere, ti voglio dare la possibilità di verificare, cioè di verificare. Ma
Intanto io credo che si mette in piedi il signor Luca. Sottratta e sette votanti, molto importante il quale si deve votare prima della nazione della presidenza. Io onestamente quindi però penso che sì. La mozione di Claudio si dovrà votare per si votano insieme. Alzi la mano chi vuole la 1, alzi la mano chi vuole la 2, alzi la mano chi sostiene la 1 e la 2. Ci chiameremo 1 e 2, dov'è il... L'appuntamento comunque l'abbiamo per le 9 e per le 9. Dove stai a Genova? No, io poi dovrei tornare a Genova domani.
Vabbè, dirò che hai telefonato e porterò il saluto. Porterò il saluto. Molto. Sì. Sì, grazie. A presto. Ciao, Stefano. Bene. Posso avere una coppia di questo? Mi puoi dare la coppia che avevo prima? Hai ragione, ma io... Non c'è più nessuno? La seconda... Ecco. Però, mentre nel primo caso, però adesso mi chiedevo i tuoi siti, cioè, mi chiedevo di fare il tavolo di cinesia, di fare questo tipo di... Allora, abbiamo due documenti conclusivi in votazione. Io adesso vi rifaccio votare. A tutti gli iscritti hanno diritto di voto gli iscritti. Siccome siamo molto pochi, non c'è bisogno neanche di cartelline e di niente, perché ci conosciamo uno a uno, quindi il problema non si pone. Allora, la prima è la mia, che ho già letto, quindi non sto a rileggere, perché la seconda me l'hanno presentata Luisa Simeone e Marco Borelli. E dice: l'assemblea dell'associazione radicale antiproibizionisti riunita in via di Torre Argentina 76 Roma accetta le dimissioni della segretaria e la ringrazia dell'impegno profuso. E fin qui uguale. Preso atto della necessità di rafforzare il fronte di lotta permanente antiproibizionista in Italia, decide di eleggere un gruppo operativo formato da, e qui chiaramente se viene accettata eleggeremo il gruppo operativo, incaricato entro il termine di 12 mesi di redigere lo statuto dell'associazione, sviluppare la presenza in rete, portare avanti le battaglie dell'ARA. Dà mandato al gruppo operativo di riconvocare l'assemblea alla scadenza dei 12 mesi al fine di votare lo statuto ed eleggere gli organi dirigenti. E quindi io le pongo in votazione e sottolineo che chiaramente questa seconda mozione diciamo che responsabilizza maggiormente coloro che hanno partecipato a questa assemblea, che pur prendendo atto delle mie dimissioni comunque decidono di assumere un'iniziativa responsabile e democratica, e visto che sono interessati al continuamento non soltanto dell'antiproibizionismo radicale ma specificamente dell'attività di questa associazione, e quindi io le metto in votazione. Chi è a favore della numero 1? Che è quella che ho presentato io. Il numero 1. 1, 2 e 3. Ok, grazie. Chi è a favore della numero 2? 5. 5. O 6. Grazie. Rialzate tutti quanti per la numero 2. 2, 3, 4, 5. 5. Ok. Ci sono degli astenuti fra gli iscritti? Un astenuto. Allora, a grande maggioranza, no, grande no. Diciamo, sì, diciamo, con la bellezza di due voti. Di... Allora, numero due. Allora a questo punto va eletto il gruppo operativo e io chiedo ai presentatori, ai quali a questo punto finalmente affido in cura la creatura, d'altra parte io ho proposto di io allora bisogna in qualche maniera eleggere e aggiungere i nomi su questo foglio e eleggere il gruppo creativo, perché da questo momento ho cessato le mie funzioni. Accetta le dimissioni della segretaria, l'abbiamo votato, quindi io ho cessato le mie funzioni, posso anche alzarmi e salutarmi, cioè, capito? Non sai cosa hai fatto. La presentazione delle candidature mi sembra superflua. Allora, no, la direi... candidatura sicuramente... vai. Allora, abbiamo detto eleggere, quindi ogni candidatura presentata viene messa ai voti, oppure con un cenno della destra decidiamo, va bene, come procediamo? No, bisogna portare una proposta. Bisogna votarli, quindi io... Ma chiediamo a tutti uno per uno chi vuole candidarsi in questo gruppo. Esatto, facciamo un giro di tavolo. Chi è disponibile a formare questo gruppo operativo che è incaricato di fare diverse attività? Le attività sono: uno, redigere lo statuto. Ricordiamo che uno statuto esiste, anche se non è stato votato, quindi si può partire da quello, aggiustarlo un po', ok? Completarlo se necessario,
Poi l'altro impegno è sviluppare la presenza in rete, quindi mi pare che la persona sia Marco Marchese, Marco Marchese sicuramente essendo sofferto di dare questo supporto, penso che voglia, poi per l'altro era d'accordo, penso, e poi se non vuole lo dice. Cioè. È stata una segretaria portare avanti le battaglie dell'ARA. Infatti, io la prima persona a cui chiedo di far parte del comitato operativo è Claudia Sterzi. Sì, certo. Ok. Certo. Poi, sei volontario? Adesso Gabriele Di Battista. Okay. Rodolfo? No, Luigi? No, vuoi fare parte? Lei ha proposto, abbiamo votato, lei ha proposto un gruppo operativo. Tu ne vuoi fare parte? E Marco? Tu, secondo te che tipo di impegno richiede dal punto di vista, per esempio, dei tempo? Te ne so, per le riunioni dove si farebbero sempre a Roma oppure... Sono altri modi di interagire. La situazione è liquida, se non peggio, gassosa. No, ma per esempio è possibile utilizzare i telefoni, Messenger, Skype. Sì, io implementerei. È certo, se faccio Sì, va bene. Poi, dai, ditemi anche voi che si fa prima. Andrea? Per i mesi che ci sarà, non so se... Per i mesi che ci sarà, quindi si può aggiungere. Okay. Qualcuno di voi in fondo vuole iscriversi e votare? Ah, è di mai. Francesco? Riccardo? Ok. È formato il gruppo operativo. Allora, si procede alla votazione del gruppo operativo formato dalle seguenti persone. Che può votare? Cioè, sono volontari, siamo tutti d'accordo, a questo punto diciamo tutto il documento conclusivo. Ok. No? Votiamo all'unanimità. È già votato. Aspetta, lui. Abbiamo votato in bianco. Ok, allora è già votata, abbiamo scelto questa seconda opzione presentata da Marco e da Luisa. Abbiamo formato ed eletto il gruppo, sono tutte persone volontarie, quindi non c'è bisogno di votarle perché sono proposte loro per prime. E quindi a questo punto noi con questa decisione operativa chiudiamo l'assemblea, ringraziamo tutti i partecipanti e i convenuti e viva l'antiproibizionismo americano. E viva Marco Pannella. E viva pure Caldassella. Bisognava uscire, ma che modo. Questi signori turni. Secondo me sono uguali. Cioè è stato divertente perché abbiamo fatto una votazione, secondo me sono uguali a quelle che sono. Volevo dire. Ma invece è stato Sì. È possibile poi far avere tutte queste cose, i dati. Allora, intanto si farà una lista di mail, quindi ci scambieremo email, eccetera. Poi per le riunioni vediamo di sentirci. E poi il sito mi segno il nome. Okay.